fold. What's joy is pain on the other hand. And what happens when the one that you love is Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Tra poco partirà la 44esima edizione della 24 ore di Le Mans. Sarò proprio io che dovrò correre verso la moto, salire, partire e dar via questa 24 ore. Quindi mi vado a vestire, che tra poco dovrò correre. Noi ci aggiorneremo ad ogni stint, così vi farò sapere come sta andando la moto. Stanno girando i sidecar, quindi non so se mi sentirete bene. Quindi ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi! Ho fatto il primo stint, è già successo di tutto. Ho fatto la partenza, che quindi già comunque è un turno abbastanza faticoso, perché stai 40 minuti sotto il sole e poi fai il primo stint. Cosa è successo dopo 17 giri? Mi si è rotta la leva del cambio, quindi pit stop, e sono dovuto rientrare io. Quindi ho tipo fatto 50 giri sotto questo sole, più la partenza, più la corsetta. Sono demolito. È stato uno stint davvero, davvero lungo. Però siamo andati bene, ovviamente col problema tecnico abbiamo perso un po' di posizioni, però ho tenuto un bel passo. Quindi dai, è solo l'inizio. Ora però la gara è un po' in salita, dobbiamo recuperare tante posizioni. Ho appena finito il secondo stint, ma sono già andato a fare la doccia e sono già stato dal fisioterapista. È per questo che mi vedete abbastanza relax e non tutto sudato come prima. Abbiamo avuto un po' di problemi, la moto da gara ha un freno motore diverso da quella che abbiamo usato nelle prove. Quindi la moto spinge abbastanza ed è molto difficile da guidare. Il ritmo è buono, però purtroppo prima abbiamo preso una gomma fallata, quindi siamo quindicesimi della classifica generale. Stiamo rimontando, ci mancano ancora 19 ore, quindi sicuramente c'è il tempo, siamo solo all'inizio. Mamma mia ragazzi, è successo veramente di tutto. Dopo le prime due ore siamo scivolati quarantesimi per via di quei problemi che vi ho detto prima. Ci siamo messi sotto, io ho appena fatto il mio quarto stint. Abbiamo recuperato tantissimo, attualmente ci troviamo terzi di stock e noni della classifica generale, quindi un recupero da paura. È dura, ho fatto fatica, l'ultimo stint l'ho fatto al tramonto. Infatti all'inizio c'avevo il sole in faccia e alla fine avevo un po' la visiera un po' troppo scura. Qui meno male che il sole tramonta tardi, che ha tramontato alle 10:10. Però è stata dura. Peraltro, vi racconto questo aneddoto, non ho visto la tabella che mi davano meno 10 giri, cioè che mancavano 10 giri alla fine. Io giravo, non ce la facevo più. Ho detto, avevo l'ansia che da un momento all'altro vedessi la tabella meno 10 giri. Invece dopo, mi sembra di aver fatto 50 giri, ho visto meno 3 e quindi mi sono un po' tranquillizzato. Comunque tanta fatica, ma dai, teniamo duro, stiamo recuperando tantissimo, abbiamo recuperato tanto e possiamo fare bene. Sono le 11 adesso e non siamo neanche a metà gara. Sono le 4:40, ho finito il turno alle 4, quindi ho fatto il turno di mezzanotte e il turno delle 3. Di notte mi sono ripreso abbastanza, stiamo recuperando tantissimo. Adesso c'è dentro Corentin Perolari, che sta lottando per il terzo posto con Masbu del team 44. Incredibile che dopo 16 ore di gara siano lì a lottare. La gara sembra quasi finita, ma ancora lunga, perché mancano più di 7 ore. Adesso vado dal fisioterapista, perché sono un po' spaccato, e poi continuiamo il recupero. Ci stiamo avvicinando, noi e No Limits, la 44, siamo molto veloci, ci stiamo avvicinando al secondo posto. Avevamo 3 giri di distacco, ma hanno avuto qualche piccolo problemino, adesso c'è soltanto un minutino.
quindi c'è ancora lunga, c'è ancora chissà, siamo aggiornati. Sono le 10 di domenica mattina, abbiamo spinto tantissimo, siamo in tre che ce la giochiamo per due posti sul podio perché il primo è lontano. Abbiamo spinto veramente tantissimo. Per chi conosce Misano, come ho detto nello scorso video, che ho fatto il paragone, se non l'avete visto andate a vedervelo. Gli ultimi stint ho fatto tanti giri in 39 basso, quindi confrontandolo con Misano, chi ha girato a Misano, immaginate di girare dopo 22 ore in 39 a Misano con l'MS2 posteriore, con Dunlop. È molto molto forte, sono stanchissimo, non ho dormito tutta la notte. Infatti non so neanche bene cosa sto dicendo, sono un po' stanco. Però forse devo fare un ultimo stint, magari gli ultimi 15-20 giri, perché siamo un po' a cavallo coi pit stop. Però ce la stiamo giocando con altri due team. Non so fare una previsione, sarebbe bellissimo fare il podio, ma la vedo dura perché abbiamo avuto un po' di problemi col consumo della gomma posteriore, abbiamo avuto due gomme fallate, quindi noi cambiamo la ruota posteriore ogni stint, ogni turno, invece gli altri riescono a fare due ore, alcuni addirittura tre. È dura, mancano meno di... manca un'ora e 45 circa, quindi sono curioso. Sinceramente spero di non dovermi metterla tutta perché sono davvero stanco, sono tutto incerottato, sono tutto rigido, duro come non so cosa. Però se ce n'è bisogno ovviamente sono pronto a scendere in pista per l'ultimo sprint. Come avete potuto vedere dalle immagini non è andata nel migliore dei modi. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico proprio all'ultima ora. Incredibile, eravamo stabilmente secondi con un bel po' di vantaggio, tipo una quarantina di secondi di vantaggio. Avevamo ancora un pit stop, ma probabilmente avremmo finito secondi. Invece c'è stata una piccola perdita dal radiatore, la direzione gara ci ha fatto fermare perché ovviamente la moto fumava un pochino. Rientrati nei box, come avete potuto vedere, hanno cercato di raffreddare subito il motore perché la temperatura era molto alta dell'acqua, per far sì che non si rompesse il motore e potessimo finire la gara. Siamo stati fermi un quarto d'ora, poi abbiamo fatto due giri, poi la moto si è spenta. Comunque alla fine siamo riusciti a fare tipo un giro alla fine. Abbiamo finito 21esimi della classifica generale, 12esimi di stock. Abbiamo finita giusto per prendere qualche punto per il campionato. Purtroppo non è il finale che desideravo, anche perché abbiamo spinto tantissimo tutta la gara, ma stamattina abbiamo veramente spinto come degli animali. Non so se non ce lo meritavamo, perché tutti ovviamente pensano di meritarsi il podio, però così ovviamente fa rabbia e la delusione è tanta. Questo video è finito, ci vediamo nel prossimo, speriamo che la gara vada diversamente. Vi saluto, lasciate un like, vi iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao ragazzi! Stop that.